messaggio dell'Angelo della Misericordia donato al fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, 6 gennaio 2022. Il fondatore. Dopo alcuni giorni dolorosi, stavo piangendo. Inginocchiato con la testa china e la fronte contro il suolo, mi sentivo sgomento. Ho sentito una mano posarsi sulla mia spalla. Alzando la testa, ho visto l'Angelo della Misericordia. Mi sono segnato. Abbiamo baciato la terra. L'angelo è rimasto in ginocchio, ha steso le sue braccia. Insieme abbiamo recitato il rosario. Dopo la preghiera, l'angelo si è alzato. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ancora non state ascoltando. Perché non volete cambiare? Il vostro tempo sta per scadere. Guardatevi intorno. Cosa vedete? I messaggi dati si avverano ancora. Frivoli, non misurate la gravità della vostra negligenza. Storditi, non prendete sul serio la chiamata che vi è stata rivolta. Infingardi, non ordinate la vostra vita. Perché non seguite le mie istruzioni? Conducete una vita piena di disobbedienza e odiose bugie. Pregate allora. Pregate in ginocchio con le braccia tese come atto di riparazione per tutti i vostri peccati. Fatevi umili davanti a nostro Signore, Lui, che è così afflitto, così straziato da tanti dolori che gli causate. È perché non pregate, o lo fate senza pensare, per abitudine, che diventate duri di cuore. Ve l'ho ripetuto tante volte. Se persistete nel rifiuto, nell'orrore, nell'obbedienza, nostro Signore non mi permetterà più di essere con voi per consegnare i miei messaggi. Siete ingrati. Riparazione, riparazione, riparazione. Il fondatore. Mio dolce angelo, non lasciarmi. Ho bisogno di te, sto soffrendo, non lasciarmi solo. Sto piangendo. Le mie stimmate mi fanno terribilmente male. L'angelo della misericordia, mio fedele profeta, continua la tua offerta a nostro Signore. Pregate per la Domenica Rossa. In quel giorno sarà sparso il sangue di molti. Anima oblativa, nostro Signore ti circonderà del suo amore. Le tue lacrime incessanti sono preziose per Lui. Il fondatore, l'angelo della misericordia mi mostra un planisfero. Con il dito indica Georgia. Poi circonda, tracciando un cerchio con il dito, l'Abkhazia, l'Ossetia del Sud e la Giaria. L'angelo della misericordia. L'orso bianco, la Russia, si insinuerà ovunque per esercitare i suoi diritti. Mettiti in preghiera. Dando vita al messaggio di riparazione mi capirete. Nostro Signore attende il vostro omaggio, l'oro del vostro amore, l'incenso della vostra preghiera e la mirra della vostra riparazione. Ascoltate ora le mie parole. Ripartiranno i giorni dell'influenza come segnali a cui prestare attenzione. Non disorientatevi quando vedrete il cielo diventare rosso. Ascoltatemi. Io sono allarmato guardandovi in ogni momento. Siete rimasti irresoluti di fronte ai miei molteplici avvertimenti. Le motivazioni sono tali da aprire la strada alla guerra. Amate, pregate e riparate sulle vostre ginocchia, braccia tese. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.